Consiglio, Giulio Andreotti, dimostrando un'estrema sensibilità verso l'emittenza locale, ha rilasciato alla nostra televisione una intervista in esclusiva che abbiamo realizzato in mattinata al termine della prima colazione consumata nell'eremo della Palanzana. Vediamo insieme l'intervista con il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti. Onorevole Andreotti, come mai la città di Viterbo per decidere il futuro dell'Europa? L'idea, dovevo dire, è stata di Mitterrand, perché mi ha detto che conosceva molte città italiane, ma non aveva mai avuto occasione di conoscere Viterbo, di cui però era al corrente sia della storia sia di molte attrazioni. E allora l'occasione del suo viaggio qui in Italia per l'incontro bilaterale con il nostro governo è stata propizia e già ieri sera ho sentito la sua grande soddisfazione per essere venuto qui e oggi so che a margine delle riunioni vorrà fare scorribanda in tutta la città. Viterbo l'ha salutata, come lei ha detto, con uno splendido tramonto. Sarà forse un segno del destino, come diceva William Shakespeare nel Giulio Cesare? Il tramonto si può vedere come punto finale e allora dà una certa tristezza, ma in questo caso, dato che dopo molti giorni, molte settimane, un tempo infame, abbiamo visto un tramonto con il rosso che fa sperare bene per la giornata successiva, cosa che infatti si è realizzata, penso che debba essere preso questo come un auspicio. Rapporto franco-tedesco, è stato detto che è solamente un'intesa politica, un suo giudizio? Guardi, che la Francia e la Germania vadano d'accordo è un dono di Dio, perché quando non sono andati d'accordo due volte in questo secolo hanno scatenato due guerre mondiali. E la comunità europea è nata proprio a questo fine, quindi tutto quello che lega la Francia e l'Inghilterra, la Francia e il Benelux, la Francia e l'Italia, la Francia e la Spagna, la Francia e la Germania, rafforza la comunità, non la indebolisce. In particolare, se noi pensiamo che per secoli le zone di confine, l'Alsazia, la Lorena, hanno rappresentato dei punti di frizione e oggi rappresentano con il Parlamento di Strasburgo il cuore dell'Europa, noi non siamo per nulla preoccupati e sarebbe certamente invece grave se il particolarismo prendesse la mano dentro la comunità. Questo sarebbe completamente contro la comunità, ma direi che noi abbiamo visto al momento della riunificazione della Germania, Kohl e Genscher hanno sottolineato più volte che questo era un fatto positivo, anche perché si inseriva in pieno sia nella comunità sia nella NATO. Un'ultima cosa, Viterbo è vicino Roma, Viterbo sarà ancora un satellite per il turismo europeo? Io penso proprio di sì, fra l'altro Viterbo ha saputo salvaguardare le sue bellezze e la sua natura. Questo per parecchi anni ha rappresentato anzi una polemica, mi ricordo tutti dicevano il Sud partecipa della Cassa del Mezzogiorno e noi ne siamo fuori. Oggi questo rappresenta, credo veramente, forse la migliore ricchezza, che naturalmente deve essere però poi aiutata da tutta una serie di infrastrutture che devono essere o ideate, realizzate o completate.